DNA canosino e soprattutto DNA vincente. Non smette di farlo Stefania Sansonna. Continua a collezionare trofei di prestigio e ad arricchire una bacheca a livello personale incredibile. Il libero del Novara, infatti, ha vinto domenica scorsa al Pala Olimpia di Verona la Coppa Italia di pallavolo femminile, confermando la coccarda conquistata già nella passata edizione. Le piemontesi, nella finale secca giocata in campo neutro, hanno sconfitto al tiebreak le grandi rivali di Conegliano, aggiudicandosi il primo alloro stagionale. Grande soddisfazione per la 36enne atleta di Canosa di Puglia, sempre molto legata alle sue origini, come conferma questa intervista rilasciata al termine del successo in Coppa Italia. La dedico ai miei genitori che sono qui e la dedico alla mia città, a Canosa. Ci tengo. Posso raccontarti questa cosa, che sono saliti i miei genitori per venire a vedere le finali e a un certo punto mia madre, da buona pugliese, mi ha portato un dolce che io amo tantissimo. E avevo il dolce della mia mamma, bello carico, una crostata di ricotta e zuccheratissima. Avevo questo dolce e le proteine in polvere del fisioterapista. Ho detto, cosa prendo? Ho scelto la pugliesità. Quindi le mie radici fanno parte di me, di ciò che sono, e le metto in campo tutte le volte che gioco. Stefania Sansonna, che ha debuttato in nazionale nel 2014, ha collezionato in carriera 3 scudetti, 5 coppe tricolori e 2 supercoppe italiane. È alla quinta stagione con il Novara, una compagine costruita per provare a vincere tutto che può vantare fuori classe del calibro di Paola Egonu e Francesca Piccinini. Attualmente è in testa al massimo campionato nazionale, in condominio proprio con il Conegliano, la squadra sconfitta nella finale di Coppa. Guida inoltre a punteggio pieno anche il girone di Champions League. Domani c'è la sfida casalinga contro le Bielorusse del Minsk. La stagione è ancora lunga. Le possibilità di aggiungere altri trofei alla coccarda tricolore, inutile nasconderlo, sono decisamente concrete per Stefania Sansonna.